Ciao, sono Simone, bentornato sul mio canale YouTube dedicato a venditori, commerciali e professionisti che vogliono migliorare le loro performance lavorative e non solo. Dunque, se sei fra chi vuole chiudere più contratti e farlo meglio, ma patisci un po' il rifiuto dei clienti, ascoltami attentamente fino alla fine, perché in questo video ti spiegherò l'unico modo per diventare impermeabile alle emozioni negative che ti travolgono quando la persona che hai di fronte dice di no alla tua proposta. Bene, bene, la maledizione del venditore, l'incubo dei commerciali, la tortura dei professionisti. Questa forma di ansia va sotto i più svariati nomi ed è qualcosa che chiunque cerchi di vendere o proporre un suo prodotto si trova ad affrontare, specialmente agli inizi della carriera. Tu sei lì a proporre con tutta solerzia il tuo prodotto o a esporre il tuo punto di vista e la persona che hai di fronte fa quella mezza espressione, alza sopracciglio. Sembra scocciato e tu, boom, cominci a pensare di aver sbagliato qualcosa. In quel momento nella tua mente vanno in scena le cose peggiori. Cominci a dire a te stesso che tanto non chiuderai, che non gliene frega niente di quello che stai raccontando, metti in dubbio la tua tesi, il tuo servizio, insomma cominci a sentirti rifiutato come persona. Non temere, guarda, succede a tutti ed è successo molte volte anche a me agli esordi della mia carriera come tecnico commerciale. Il problema è che questo modo di autosabotarti è una delle, se non la causa principale, della maggior parte dei fallimenti come professionista. Eh sì, perché quando perdi la lucidità e cominci a pensare solo che sta andando male, è difficile, anzi è quasi impossibile recuperare la situazione, perché la sconfitta è già nella tua testa. A cosa porta tutto ciò? Semplice, a demoralizzarti, a perdere fiducia in te stesso, a dirti che hai sbagliato mestiere, che la vendita non fa per te, insomma, a innescare quella spirale viziosa che ti fa andare a casa col malumore e a volte non ti fa dormire la notte. È una sensazione che conosco bene e con la quale ho dovuto convivere a lungo, come ti ho detto. Tanti dicono che con l'esperienza ci si fa il callo, che ci va tempo, gli anziani mica patiscono, no? Anzi, vanno dritti come missili verso la chiusura. Ho capito, ma come si fa ad arrivare alla maturità professionale se il percorso che ti ci porta lo vivi così male? Possibile che si debba passare per forza da queste forche caudine? No, la risposta, per fortuna, è no. Non devi necessariamente avere 10 anni di esperienza o beccarti centinaia di porte in faccia per imparare ad andare avanti come un missile anche tu. Dicevo, la soluzione c'è e possiamo suddividerla in 2 punti. Primo, cambia il tuo mindset. Smetti di interpretare i segnali della controparte come se fossi in grado di leggere nella sua mente, perché, ti rivelo un segreto, la lettura del pensiero non funziona. E soprattutto smetti di pensare che il rifiuto sia rivolto a te come persona. Questo sentire sulla pelle ogni giudizio deriva dalla nostra infanzia. Siamo stati educati al giudizio. Sei stato un bravo bambino? Allora ti meriti la caramella. Sei stato cattivo? Per te carbone e castigo. Ma ormai siamo cresciuti, no? Cominciamo a capire che il giudizio altrui, sempre che il giudizio si tratti, è il caso che piano piano ci scivoli via di dosso. Quindi, allontana il busto dal tavolo? Ok, non vuol dire necessariamente che prendere distanze da ciò che dici, da te. Magari si sta mettendo più comodo. Oppure fa una smorfia? Non saltare alle conclusioni peggiori. Magari è il suo modo di esprimersi. O magari guarda te ma pensa ad altro. Insomma, non leggere a tutti i costi i segnali che parlino di te, perché nell'80% dei casi sono fuorvianti. Bisogna essere dei veri esperti per interpretare correttamente il body language altrui, altrimenti si finisce per farsi dei film che non hanno niente a che vedere con la realtà. Ok, quindi registra l'evento senza giudizio. Ha increspato un labbro, punto. Ha spostato il busto, punto. Questo elimina buona parte dell'emotività in gioco. Ti chiedo di considerare di mettere un like a questo video se il contenuto è di tuo interesse e di iscriverti al canale attivando la campanellina, così sarai avvisato ogni volta in cui pubblico un nuovo video, soprattutto quando sono in diretta live qui su YouTube. Secondo consiglio, alla base della tua reazione di leggera ansia o di momentanea confusione mentale c'è una forma di insicurezza. Magari sei solamente giovane del mestiere, come si suol dire, e quindi ciò che devi fare è acquisire sicurezza, aumentare l'autostima in ambito lavorativo, se vogliamo. E che cosa ti dà sicurezza in questo caso specifico? Un metodo per negoziare. È evidente, seguire un buon metodo per negoziare che ti dia la bussola in ogni fase della trattativa, che ti aiuti a capire se hai fatto il passo giusto, a che punto ti trovi, che ti dia degli indicatori sulla direzione che la tua negoziazione sta prendendo, è come trovare una nave da crociera in mezzo al mare in tempesta. Ti puoi affidare ad occhi chiusi
e sentirti al salvo. È come avere una guida al tuo fianco che ti indica le buche e le curve più pericolose, anziché guidare nei tornanti alla cieca tutto avvolto dalla nebbia. C'è molta emotività in meno, e meno emotività in ballo significa più distacco emotivo, che a sua volta comporta maggior serenità, ovvero maggior sicurezza e quindi più probabilità di successo. Per questo noi di Occam abbiamo il nostro metodo per negoziare da professionista, che non è l'unico al mondo, chiaro, ma il solo che affronta tutti e quattro i pilastri del negoziato. E abbiamo realizzato un videocorso formativo gratuito, della durata di un'ora, in cui andiamo a fondo di tutti i principi di cui ti ho appena parlato. Ti lascio il link in descrizione. Puoi registrarti e guardarlo in tutta serenità. E vedrai che svolta sarà per la tua professione. In alternativa puoi cliccare il link qui sotto e prenotare subito una consulenza gratuita con me, durante la quale studieremo un metodo step by step, fatto apposta per te, che ti permetterà di gestire le tue emozioni e entrare nella mente della controparte per piegare la realtà a tuo favore. Ti faresti un bel regalo, perché non ti impegna in alcun modo e ti consente solo di portare a casa tanto, tanto valore, gratuitamente. Bene, spero che questo video ti sia stato d'aiuto, ora non mi resta che darti appuntamento al prossimo e ricordarti, se senti il rumore di zoccoli, pensa a cavalli, non a zebre.